grazie. Mi permetta, Presidente, ho ancora 36 secondi. Lei ha sempre il difetto di interrompere. Presidente, non interrompa e non violi. Consigliere Abate. È venuto caricato a molla. Se lei guarda l'orario, siamo oltre i 26 secondi. Oh, semplice. Ma io quello lì, guarda, c'è il segretario generale qua, guarda. È fermo l'orologio e siamo a meno 26. Guardi, prego. Legge, Presidente, fotografiamo, Presidente. Fotografiamo 26, Presidente. Consigliere, è meno, non è, forse non ha letto bene. È che è andato oltre il tempo. Lei sta per l'ennesima volta violando il principio di terzietà. Presidente, mi lasci spazio. Abate, è arrivato caricato a molla. Noi abbiamo un orologio. C'è qui il segretario generale che può attestare. Vabbè, per favore, senta, parte la polemica, vado a conclusione. Sono io che non vedo. Ma noi abbiamo quello. Presidente, non lo so, c'è quello. E c'è il fuso orario, no, Presidente? Sarà probabilmente. Mi ha interrotto 40 secondi. Dubbio, ma qui c'è il segretario generale che può attestare. Presidente, non scarichi per l'ennesima volta. Vada. Non interrompa, Presidente. Vada, questo maledetto vizio. Lei si deve difendere. Consigliere Abate. Stia tranquillo e vada a conclusione. Consigliere Abate, vada a conclusione. Grazie. Grazie. Resto consigliere. Presidente, io ho 30 secondi e il tempo. Li usi, prego, nessuno glielo sta impedendo, prego. No, me l'ha impedito, Presidente. Consigliere, le ribadisco che qui c'è il segretario generale che può attestare che il tempo era andato oltre, prego. La caricatura? È una caricatura questo conteggio? Ah, non lo sa, no? Lei si deve dimettere. Può procedere, per favore? Ho detto quello che dovevo dire. Grazie.